o chi prima o chi dopo, mi avete chiesto spesso la seguente domanda: come faccio ad ottenere il mazzo più potente in assoluto su Forbidden Memories? Ebbene, proprio in questo video risponderemo nel dettaglio a questo interrogativo. Prima di tutto è chiaro che in tale discorso considererò il meglio di ciò che si può effettivamente ottenere in game, spiegandovi come fare per arrivarci, pertanto non considererò le carte inottenibili. Se non sapevi che ci sono delle carte su Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories che sono impossibili da vincere, ci ho fatto un video al riguardo. Bene, fatto questo opportuno disclaimer, vi invito ad iscrivervi al canale se vi va, perché è l'unico modo, per quanto semplice, con cui potete dare un reale supporto a questi miei sforzi e a questa piccola ma splendida community. Ma ora immergiamoci nel nostro main topic e capiamo assieme come fare per costruire il mazzo migliore possibile su Forbidden Memories. Innanzitutto bisognerebbe interrogarsi sul tipo di mazzo che si vuole. Ovviamente per semplicità ipotizzeremo il mazzo più forte possibile se si vuole vincere normalmente o comunque qualcosa di più vicino possibile all'SFO. Se non sai cosa siano i rank e cosa sia un SFO, ci ho fatto un video se vuoi darci un'occhiata. Bene, questa premessa serve per dirvi che in un mazzo come quello ipotizzato, personalmente non inserirei in nessun caso delle trappole, ma qui è semplicemente una questione di gusti. Ad ogni modo, se proprio non riuscite a farne a meno, non potrebbe mai mancare la celeberrima distesa di rovine, la quale si può ottenere in S Attack contro Kepura con una probabilità di 80 su 2048, cioè il 3,9%. La si può vincere anche contro oltre altri duellanti, ma la probabilità di vincita è nettamente inferiore. Tornando a noi, ci sono 6 equipaggiamenti irrinunciabili, ovvero 3 copie di Castello Luminoso e 3 copie di Megamorph. Come molti sapranno, entrambe si possono ottenere in maniera abbastanza agevole in S-Attack contro Pegasus, tutte e due con probabilità di 64 su 2048, che sarebbe il 3,1%. Come faccio ad ottenerne 3 copie? Beh, ho fatto un video dove spiego come triplicare le carte volendo, ma per quel che riguarda anche questi 6 equipaggiamenti potrebbero già bastare da soli, ma se volessi aggiungerne altri vi direi di metterne alcuni versatili come Tesoro del Drago, che si può vincere in SA Tech da pari duellanti, ma la possibilità più elevata si ha sempre con Pegasus, ma anche con Isis, per i quali c'è una stessa probabilità di 36 su 2048, cioè l'1,76%, ma se odiate gli SA Tech potete acquistarla con la seguente password per 800 stelle. Se volessimo citare un altro equipaggiamento molto duttile, sicuramente non potrebbe mancare Energia Oscura, la quale si può ottenere in S-Attack contro il Mage Soldier con una probabilità di 72 su 2048, che sarebbe il 3,5%. Anche in questo caso, con questo codice, potete portarvela a casa sempre per 800 stelle. Bene, quindi archiviato il capitolo equipaggiamenti, direi che possiamo passare alle magie. A dirla tutta, se consideriamo l'idea di deck che vi ho proposto, francamente non metterei mai nel mazzo un numero esagerato di magie. Inserirei una o due, a seconda del vostro gusto, tra i jackie, perché in casi residuali possono essere in grado di ribaltare del tutto una partita storta. Tra i jackie in particolare non si può vincere né acquistare quelle stelle, ma niente paura. Ad ogni nuova partita si ha esattamente il 50% di possibilità di averla nel proprio mazzo. Quindi, se nel vostro salvataggio siete stati sfortunati, non c'è pericolo, vi basterà creare su un nuovo memory card una nuova partita, però con diverso codice duellante, salvando appena possibile, avendo però premura di controllare se vi sia uscita per l'appunto la jackie. Una volta fatto, potete tranquillamente passare la carta magia al vostro salvataggio principale mediante la funzione scambio del menu principale, no? Semplice. Se siete pronti, però, adesso passiamo alla parte più interessante e succosa, ovvero i mostri. Praticamente tutti sanno che nel gioco originale di Forbidden Memories la carta con attacco più alto che si può ottenere è Drago Nero Meteora, per cui impossibile non contemplarla in un discorso del genere. Ebbene, la si può vincere in S.A.P.O. con la più alta possibilità da Mago dei Prati con un 20 su 2048, quindi stiamo parlando dello 0,98%. Andando avanti, di sicuro c'è il Drago Bianco Occhi Blu, che si può avere da Seto Terzo in S.A.P.O. con una possibilità di 26 su 2048, ovvero l'1,3%. Ma restando in tema draghi, come può non esserci il leggendario Drago Tuno Pigefalo? Beh, qui abbiamo varie possibilità. La prima è di acquistarla con questa password che potete leggere ora per 1900 stelle, oppure si può vincere in S.A.P.O. da svariati duellanti, ma quello con più alte chance è Nightmare con un bel 32 su 2048, che sarebbe a dire l'1,56%.
Per stare su cose che sanno anche i sassi, ma assolutamente imprescindibili, allora nel nostro deck fortissimo non può mancare Metal Zoa, che si vince S.A.P.O. da Sebek con una probabilità molto bassa, perché si parla di un 4 su 2048. Occorrerà quindi farmare tantissimo, dato che ci si riferisce ad una probabilità pari allo 0,19%. Arrivati fin qui, è ovvio e scontato che vado a citarvi la mia carta preferita di tutto Forbidden Memories, ossia Cavaliere Teschio. Ha un attacco di 2650, quindi molto buono, ma non esattamente un top tier. Tuttavia mi preme segnalarvi due cose fondamentali sul tema. La prima è che si tratta di una carta che può essere potenziata da una miriade di carte equipaggiamento differenti, tra cui Energia Oscura, Zanne della Bestia, Kunai con Catena e addirittura Insect Armor with a Laser. Il secondo aspetto che la rende una carta interessante è la sua Stella Guardiana Mercurio, che è letteralmente una delle più utili, e soprattutto vince contro il Drago Finale, il che significa anche portare il Cavaliere Teschio a 4150 di attacco vi permette di polverizzare la carta più forte del gioco. Bene, per chi vuole portarsela a casa, deve sfidare in S.A.P.O., il Mago dei Prati, con una possibilità di 20 su 2048, cioè lo 0,98%. Proseguendo, abbiamo un ottimo Zoa che non fa mai male, anche qui la pletora di duellanti che possiamo sfidare per averla è estesa, ma quello dà con più semplicità è Sebek in S.A.P.O., per il quale abbiamo un solido 52 su 2048, e cioè il 2,54%. A dirla tutta però, considerando il numero di duelli che occorre fare in media per ottenere sempre da Sebek Metal Zoa, nel mentre farmate per ottenere proprio Metal Zoa, vincerete senza accorgervene anche le tre copie di Zoa. A questo punto è ovvio il trittico di carte che si possono ottenere da Eishin 1 o 2 con la stessa probabilità. Sto parlando dei tre pezzi del Guardiano del Cancello, quindi Saga del Tuono, Suijin e Kazejin. Per queste tre carte non ci sarà differenza se sfiderete uno dei due Eishin, e tutti hanno chance di ottenimento di 4 su 2048, sarebbe a dire lo 0,19%. Chiudiamo però con un super classico come il Mago Nero, che piace sempre a tutti. Si ottiene con più facilità da 7 secondi in S.A.P.O. con probabilità di 48 su 2048, ossia il 2,34%, ma qualora non avesse sbloccato 7 secondi, in quanto è un boss mancabile, potete sempre provare contro Mago dei Prati, sempre in S.A.P.O., siccome la probabilità è molto simile, ovvero il 46 su 2048, cioè un 2,25%, quindi estremamente vicina. Se ti interessa sapere come sbloccare però Seto Secondo e anche tutti i personaggi mancabili di Forbidden Memories, ci ho fatto un video riguardo. Bene, è stata una lunga carrellata verso il nostro obiettivo di oggi. Siamo riusciti assieme a capire come fare per ottenere il mazzo più forte possibile del gioco, considerando le carte normalmente ottenibili nel gioco originale. Detto ciò, mettete un like al video e iscrivetevi se è stato di vostro gradimento, perché noi ci vediamo alla prossima.